I giovani protagonisti di questa rara pellicola a passo ridotto, girata in piena epoca fascista, sono scout ribelli del nord Italia. Sono le Aquile Randagie. Nel rapimento di Giorgino si rincorrono le azioni concitate dell'avventuroso salvataggio di uno sfortunato ragazzino rapito da un malvivente. Alla manovella di una cinepresa a Pathé Baby c'è il loro fondatore, Giulio Cesare Uccellini. Kelly, nome di battaglia del regista clandestino, trasforma i campi segreti dei suoi esploratori in rievocativi cortometraggi. È sempre Kelly a incoraggiare i ragazzi a mettere in scena i loro sani principi di solidarietà, i loro ideali. L'altruismo vince sempre, lo dimostra il lieto fine. Il linguaggio delle Aquile Randagie è giocoso, ma il contesto e l'epoca sono estremamente seri e preoccupanti. Non è giusto e noi non lo accettiamo che ci venga impedito di vivere insieme secondo la nostra legge. Legge di lealtà, di libertà, di fraternità. Il 22 di aprile del 1928, vigilia di San Giorgio, patrono degli scout, giusto di fronte alla Casa del Fascio, allo storico balcone di Piazza San Sepolcro, viene pronunciata da un giovane novizio scout la prima promessa clandestina. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. In questo momento, mentre tutte le fiamme dei nostri fratelli scout vengono deposte per volontà fascista, noi qui davanti alla Casa del Fascio, sulla nostra fiamma, accogliamo una nuova promessa e insieme promettiamo che resisteremo un giorno in più del fascismo. Gruppo solitario, presenta il tuo novizio. Buona caccia. Buona caccia. Ciacco, che cosa chiedi? Di diventare scout. Per quanto tempo? Se Dio lo vuole, per tutta la vita. Sai cosa significa essere un ragazzo d'onore? Sì, meritare fiducia perché è veritiero ed onesto. L'alfiere stende la fiamma. Prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio, la patria e la mia famiglia, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per osservare la legge scout. Buona caccia. Buona caccia. Buona caccia. Buona caccia. Il movimento delle Aquile Randagie nasce clandestinamente a Milano nell'aprile del 1928, raccogliendo in partenza alcune decine di giovani guidati da Kelly, Don Enrico Violi, Don Andrea Ghetti, Virginio Binelli e pochi altri, quando gli scout cattolici sono circa 33.000. Quello dei giovani esploratori in pantaloncini corti è un profilo evidentemente incompatibile con lo spirito dei Balilla, che nello stesso periodo superano le 500.000 unità. Gli scout sono orgogliosamente accomunati dalla fede e dall'obbedienza a rigorosi principi etici, il rispetto dell'altro, l'aiuto disinteressato al prossimo, la non violenza e l'amore incondizionato per la natura. Un altro giro di manovella di Kelly, ed eccoli i primi resistenti delle Aquile Randagie, inquadrati durante un campo clandestino tra i boschi lombardi. Platò, Giulio Simi Alce, Confucio, Walter Contini, Ezio Ravicini, Dino Del Bo, che verrà ucciso dai fascisti, e Vittorio Ghetti, totem Volpe Azzurra. Poi ci sono i sacerdoti, Don Aldo Mauri, Don Ennio Bonati e Don Andrea Ghetti, fratello di Volpe Azzurra. Don Ghetti, nome di battaglia Baden, sarà un decisivo pilastro per la vita e la salute morale delle Aquile Randagie. In una lettera ai suoi ragazzi, Baden ribadisce il codice etico delle Aquile. Saper dare sempre, senza calcoli, egoismi, ostentazione, contro ogni teoria che pone a base della vita l'interesse del proprio io. Se talora ci assale la tentazione del mondo ristretto dei facili comodi, nei bilanci dei fatti del dare e dell'avere, è necessario reagire con violenza. Dato il momento in cui le Aquile Randagie si trovano a un bivio definitivo, subire o resistere? La risposta nasce automatica, la dettano i consolidati principi scout,
Noi non spariamo, noi non uccidiamo, noi serviamo il nostro prossimo. D'ora in avanti gli esploratori ribelli decidono all'unanimità di praticare una ferma resistenza passiva e, senza dubbio, disarmata. Forse ci troviamo di fronte ai primi segnali del pacifismo italiano. La resistenza vera è solo disarmata. L'altra è guerra. A pieno regime, Oscar diventa Organizzazione Soccorsi Cattolici Antifascisti Ricercati. Oltre ai sacerdoti, entrano nella rete laici, giovani dell'Azione Cattolica e universitari della FUCI. I primi attivisti provenienti dalle Aquile sono Baden, Kelly, Luigi Mastropietro Totem Mogli, Natale Verri e Don Giovanni Barbareschi. Ci siamo trovati in una sala del Collegio San Carlo e così è nato Oscar. Chi aveva bisogno di aiuto, non importa di che religione o di che razza o di che paese, importa, ha bisogno di aiuto, noi ci siamo. Oscar è una cosa ancora più clandestina delle Aquile Randagie. È un legame ideale che proprio collega questo in uno spirito propriamente scout, che è lo spirito della partenza, cioè viene il momento in cui da scout non giochiamo più. Oscar funziona perché può sembrare il nome di chiunque. La polizia fascista avrebbe incontrato parecchie difficoltà nel tentativo di decriptare conversazioni telefoniche come «Ciao Oscar, ci vediamo per la solita passeggiata?» Quasi sempre abbiamo salvato attraverso una passeggiata in montagna, un taglio della rete. A un certo punto abbiamo trovato anche qualche milite della questura fascista che avrebbe chiuso un occhio. Per questo chiudere un occhio si faceva lautamente pagare. Per chiudere un occhio, un soldato tedesco pretende un minimo di 3.000 lire, una cifra considerevole per quei giorni. Si calcola che, durante la sua attività clandestina, Oscar affronterà una spesa complessiva di 10 milioni di lire dell'epoca. Il primo salvataggio è stato il salvataggio di una famiglia ebrea composta da un papà, da una mamma e da due figli. Erano ricercati perché ebrei e io ho proposto di fare una gita al lago Demet. Da una parte è Svizzera, dall'altra parte è Italia. E quindi io li ho portati in quella passeggiata. Era una passeggiata per noi, ma la Svizzera è stato per loro il salvataggio. Con l'aumento delle qui gli uomini di Oscar nascondono timbri di ogni città italiana o addirittura delle SS, le carte filigranate e quelle intestate a questure, comandi repubblichini e tedeschi. Quando abbiamo cercato di dare un numero, siamo arrivati a 3.000 documenti falsi. E quando dalla Svizzera ci è arrivata la comunicazione che un ebreo era salvo se poteva dimostrare di essere battezzato, abbiamo fatto anche documenti falsi di battesimo. E quando si chiede consiglio non si è mai coraggiosi. E disse a me: vai tu. Vai tu al mio posto. E io rispondo: Eminenza, non sono ancora prete. Vai tu, benedicili tu a mio nome. E così è stato. Sono andato in piazzale Loreto. Allora i preti portavano l'abito talare lungo e quindi mi hanno riconosciuto subito come prete. Mi sono fermato davanti a quei cadaveri, mi sono inginocchiato e ho pregato un momento. Una cosa stupenda,
Quando mi sono rialzato in piedi, tutta la gente di Piazzale Loreto era in ginocchio. Questo è un ricordo meraviglioso, come li vedessi adesso. Secondo una ricostruzione commissionata dal capitano del comando partigiano di Varese, l'organizzazione clandestina Oscar in meno di 2 anni riuscirà a salvare 2.166 persone, tra ebrei, renitenti alla leva, ex prigionieri militari, antifascisti, perseguitati di ogni fede politica. Ma non solo... Le Aquile Randagie partecipano al congresso dell'ASCI per la rinascita dello scautismo italiano. Nel parco di Villa Doria Panfili raccontano in cerchio ai dirigenti della risorta associazione la loro coraggiosa, tenace resistenza. Idealmente, le Aquile consegnano la fiamma custodita e rinnovata con orgoglio fino alla libertà, per 16 anni, 11 mesi e 5 giorni. Un giorno in più del fascismo. Non si nasce liberi, si nasce con la possibilità di diventare persone libere. E tutto questo esige un lavoro su di te, non per nulla. In una pagina del nostro giornale clandestino, Il Ribelle, abbiamo scritto: non ci sono liberatori, perché allora gli americani, si diceva che erano venuti a liberarci. Storie. Non ci sono liberatori, ci sono solo uomini che si liberano, uomini che diventano liberi. Questa sera si è parlato molto da scout capi. Noi qua siamo molti capi, ma anche molti ragazzi giovani, no? Ancora in clan. E volevo da voi un consiglio, da chi vuole, per essere scout oggi, un consiglio pratico per svegliarsi e vedere dov'è questa libertà oggi. No, la libertà oggi non c'è. Oggi c'è un fascismo imperante nascosto da guanti di velluto. Bisogna sapere che anche con un guanto di velluto si può strozzare una persona. E il guanto di velluto è il potere mediatico. Vuoi sapere come diventare persona libera? Chiediti quale giornale leggi, a chi credi, come ti informi e soprattutto alla sera non fare l'esame di coscienza sui 10 comandamenti, sono superati. Fa l'esame di coscienza su questa domanda: quali sono gli atti liberi che oggi ho posto? Quali miei atti liberi e quali atti condizionati? Condizionati da chi? Rispondere a questa domanda fa di te una persona libera. Però rispondere lealmente. Io ho risposto lealmente a una domanda che mi sono posto attorno ai 20 anni, quando mi sono chiesto, perché io sono milanista. Mi spiace per... sono milanista. Però mi sono domandato perché sono milanista. E la risposta che mi ha fatto diventare persona libera, molto triste, è stata riconoscere che io ero milanista solo perché mio fratello maggiore era interista. È molto umile. È umiliante, però è così che si diventa persona libera. Per esempio, quale giornale compri e perché compri quel giornale? Queste sono le domande.
E se devo arrivare più in fondo, perché hai il telefonino e quando lo adoperi? Quando? Per che motivo? Quando è necessario o quando è anche superfluo? Rispondere a queste domande fa di te una persona libera. Però solitamente le persone non si pongono queste domande. Si pongono altre domande. Perché sono andato a messa? Perché non sono andato a messa? E questo è secondario. Per esempio, da quello che vedo, penso che siate tutti religiosi battezzati, ma siete anche credenti. La mia domanda è questa. Quando cercavo di spiegare queste cose a un gruppo di bambini che preparavo la prima comunione, cercavo di spiegare la differenza tra religioso e credente, perché la religione si eredita, credente si diventa. Quel bambino viene da me dopo: padre, io vorrei chiedere a lei se ho capito bene. Senta quello che dico. Dio è onnipotente, quindi Dio certamente ha il telefono. Ma essere credente vuol dire affermare che Dio mi telefona. È un filosofo profondo quel bambino, eh? Essere religioso, Dio ha il telefono. Essere credente, Dio mi telefona. Dio parla con me. Quanti di voi sono convinti che una voce da ascoltare è anche quella di Dio? Siamo abituati a parlare di Dio, ma di Dio non si deve parlare mai. Dio si ascolta. Questo è importante. Spero di aver risposto.